Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro usuale appuntamento di preghiera in questo tempo di Quaresima. È sabato 4 marzo e prepariamo il nostro cuore all'incontro con il Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa sera a accompagnare la nostra preghiera c'è Sara, catechista di terza media, che ci aiuterà nella lettura del libretto. La Quaresima è tempo prezioso per contemplare ancora più intensamente il volto di Gesù, perché, come egli stesso afferma, chi vede me vede il Padre. È Dio stesso che si dà a vedere nel volto umano di Gesù. Dio si è fatto carne e perciò ha assunto un viso d'uomo, sul quale sono affiorate espressioni ed emozioni. È nella fedeltà al principio dell'incarnazione che i cristiani hanno sempre dato al Figlio di Dio un viso e hanno chiesto ad artisti di ogni secolo di raffigurarla, rendendo Gesù sempre contemporaneo. Immagini come quella dipinta da Marco Doggiono ispiravano la preghiera personale. Abitavano le stanze private ed esortavano a comprendere che scegliere il bene fosse decidere di assomigliare sempre di più al Maestro, impegnarsi ogni giorno a specchiarsi nel volto di Gesù, con il vivo desiderio di conformarsi a Lui. Il medesimo invito oggi è rivolto anche a noi. Che bello questo invito a conformarci, a diventare realmente un po' più simili al Signore Gesù. Scegliere il bene è la frase, l'impegno che ci sta accompagnando durante questa settimana e ci sta accompagnando anche questo bel volto del Signore Gesù del quale abbiamo ascoltato un commento. Mi veniva da pensare, chissà nella nostra vita, nelle nostre giornate, quanti volti incontriamo, quante espressioni delle persone possono colpirci. Incontriamo volti contenti, incontriamo dei volti affaticati, incontriamo il volto dei bambini, quello degli anziani. Sono tutte persone negli occhi delle quali possiamo incontrare il Signore Gesù. Possiamo vedere davvero il fratello. Ecco, allora vogliamo continuare il nostro cammino di Quaresima pregando insieme con la preghiera che trovate sul libretto. Preghiamo insieme dicendo: insieme a te, Signore, vinceremo ogni tentazione. Insieme a te, Signore, vinceremo ogni tentazione. Quando ci lasciamo prendere dal desiderio di cose attraenti, anziché di relazioni autentiche. Insieme a te, Signore, vinceremo ogni tentazione. Quando ci lasciamo sopraffare dalla voglia di successo ad ogni costo, anziché scegliere la logica del bene comune. Insieme a te, Signore, vinceremo ogni tentazione. Quando ci illudiamo che trattenere sia la strategia vincente per la felicità, anziché aprire le nostre mani al servizio. Insieme a te, Signore, vinceremo ogni tentazione. Ed è bello che la preghiera che Gesù ci ha insegnato non ci inviti a tenere le braccia chiuse, conserte verso di noi, ma ci inviti ad aprirle verso il Padre. Ecco, vogliamo pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato aprendo le nostre braccia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vogliamo pregare il nostro angelo custode perché ci possa accompagnare lungo questo cammino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti, grazie di aver pregato anche questa sera con noi, grazie a Sara, e buona continuazione del cammino di Quaresima.